Buongiorno. Sì, è partito. Ciao. Vediamo, zoom un po'. Vediamo un'altra occasione. Oggi non posso. D'accordo, oggi, per ora. Oggi non ricevo nessuno. Velocemente. D'accordo. Ciao. Ah, dimmi, quella della guerra è finita. La guerra è finita. L'altro giorno per telefono. Ho detto, svegliati, la guerra è finita. Fabio, ah, svegliati. Ah, sì, sì, certo. Svegliati Fabio, che la guerra è finita, eh? Cioè ancora, quindi perché sei rimasto stonato, eri stonato dalla tua espressione, no? L'ho fatto, guarda, svegliati che la guerra è finita, sì. A Roma. Cioè non devi essere intronato come sei ogni tanto, ma devi essere allegro, sereno, sveglio, in gamba. E guarda, che bello! È arrivata la luce. Sta arrivando la luce, si è fatta la luce e la luce fu, disse Dio. Quindi se ne sta andando un attimo solo, vabbè. D'accordo. Comunque grazie, ed è stato un piacere di questa ripresa estemporanea, e speriamo che sia venuta bene, e un bocca al lupo per l'acquisto di questa telecamera, speriamo che tu possa registrare con questa tua macchinetta delle cose stupende, delle immagini stupende, il lavoro che ti arrivi, il lavoro che tu ami tanto, quello di operatore, perché in fondo regista, sono le cose che tu ami fare di più, va bene? Grazie. Ciao, grazie a te. Grazie. Ciao. Chiudo la porta. Chiudi la porta. Bello con la chiusura. Ciao. D'accordo, ok. Ciao. Un bacio. Com'è la luce? Qui? Qua più chiara, qui è sì. Più chiara, vedi? Sì, troppa anche forse, troppo esposta, forse c'è troppo sole. Non lo so. Non lo sai. Comunque meglio dell'immagine meglio precedente. Meglio di lì, sì, sì. Ecco. No, più contrastata. Più contrastata. Chiudiamo che poi me la... Ti senti che Stefano che spende i suoi soldi, non ti trovo a portare a Roma. Mi fare ci vide Anna Mavica, che con telefonino arrivavano telefonati, viglia e ricevremo, viglia videocamera, voleva vigliare un tabletta, poi visti chi sta, disse le vigliare più forza. Di guerra, tenero, di guerra. Di guerra, sì. Che vuole di guerra, vediamo.
si vede il rec. Io vorrei. Capito? Quando fa. E poi per staccare. Vedi il rec? Sì. Mi devo avvicinare, c'è bisogno. Aspetta che guardo. Ah, d'accordo, sta registrando. Va bene. Ci sono nell'inquadratura? Mi si vede? Sì. Mi si vede tutto? D'accordo. No, okay. Tutto no. È tutto, vediamo, fa la figura intera, poi mi avvicino. Mettiti in modo che si veda tutto e si vede. Tutto sì. Tutto. Sì. Si vede tutto. Sono bello. Sono bellissimo. Ma che possiamo fare? Vediamo i prezzi che ci sono. Ma mi prendi in giro? Una giacca. Mi prendi in giro? No, non ti prendo in giro. Niente, non guardiamo nemmeno i prezzi. Va bene, visto. Visto. E adesso proseguiamo, tanto per ora non possiamo comprare. Va bene, d'accordo. Siamo a Piazza Giovanni Verga di notte. C'è la campana con l'acqua, spesso senza acqua. La campana è dedicata a Giovanni Verga. Questa è la barca dei Malavoglia. La piazza questa, piazza Malavoglia, piazza Giovanni Verga. Stasera l'acqua c'è. Da una parte c'è l'albergo, da un'altra parte abbiamo il tribunale. Di fronte al mio sguardo si vedo il palazzo dei carabinieri, gli uffici del tribunale, il palazzo accanto, il ristorante cinese, il bagno, i posti, i negozi di abbigliamento dall'altra parte. La piazza è adibita a parcheggio, una zona di parcheggio per i carabinieri, una zona per l'albergo, una zona per il tribunale e parte per i viandanti a stagionare, diciamo. Quello in Forza Italia, la strada da una parte in Forza Italia, abbiamo dall'altra parte da via Ventimiglia. Sentivo dei rumori, sono dei ragazzi con lo skateboard che stanno allenandosi, mi sembrava una pietra ed era il rumore dello skateboard.
SP Energia Siciliana. Signora, stiamo camminando, stiamo riprendendo le persone, no? Che voleva quella signora? Ci guardava come se si vedereste. Sì, chissà cosa sarà, una la RAI. Una rapata? Della RAI. Ah, noi? No, sarà della RAI, chissà dove, ah. Capito? Voleva papato qualche cosa. Qualche buttana. Ma che mi faccio? Ai ai. Infatti stanno allagando i porti, tutti questi container qui. Tutti questi container qui, non basta più i porti di Catania. Vero? Ormai a Giarre ci hanno fatto un porto più grande. Sì, ma quello è il porto delle navi. Ah, qua è commerciale. Qui, di... Commerciale nel senso porto container soprattutto. Io scendo dalla metro qua e da qui prendo la metro e salgo dietro in mia subito subito. Vabbè, capito? Come si esce dal porto, no? Mi sembra di sì. Non c'è bisogno che esco proprio, forse anche direttamente da qui. Da dove è la metropolitana? È subito come si esce. Qui dietro, sì. Quello stabile laggiù. Guarda, viene più ampia di quello che si immagina guardando a occhio nudo. È pazzesca sta cosa. Si immagina tipo quella.
Buonasera, questo è il primo video che faccio con questa videocamera. Ok, ora vediamo com'è venuto, ciao. Una povera una di riserva, ma che tu mai sta luce che ti fa la riserva? C'è la luce? Sì. C'è la luce. Questo da me c'è pubblicabile. Già che sì, hanno tenuto sull'anguacciatura. Cioè, sì, infatti lei fare ora le regolare in un modo. Ne mise sotto carica, batteria. E già è scarica, ci vuole la batteria a dire ma costano un sacco di soldi. Sì, si vede come sta avvenendo, si vede la figura. Sì. No, lì qua, come c'è la batteria a scarica, l'ho fatto domato, non so più che sei. Ah sì, e va bene, intanto tanto vai a casa, mettono un poco sotto carica. Ma che auto la mia è questa cavolo di batteria? Non lo so, non dura tanto, ieri sera. Ma non c'è messo nel petto delle passaggi, devo guardare, ancora ne ho avuto manco 5 minuti per studiare in mente sta cosa. Perché fare chisto e fare daucio, poi mi piglio sonno, a un certo punto mi dormisci, mi cucino, qualche polizia, arrivai a polizia d'assento stamattina perché lo fare più forza, prima che faccio poi venuto tecnico, un computer. Tutto attorno al computer e non ho fatto un cacchio, c'ho la casa tutta piena di polvere, per cui mi sto potendo un po' permettere di tenere la polvere perché non ricevo, quindi è solo polvere, però la devo sistemare, devo pulire, devo fare un sacco di cose, sono sempre in giro. Ora devo andare, dopo la scelta devo fare il CD di questa cosa, poi devo passare da lei, non so quanto tempo mi fa perdere, poi capaci tipo tempo più parcheggiare, che fa una passeggiata, non mi fa un giro vicino dove c'è via Simile. Poi devo andare dal negozio di dove c'è l'assicurazione della macchina, l'assicurazione della macchina fotografica, della videocamera. Ieri sera ho fatto questi qua con Rosella, però non sono riuscito a metterle sul computer, è allucinante. Ora devo rivolgermi con tutti i tecnici, io non lo so, ogni modo queste cose con Mega non riesco a farle da solo, c'è bisogno, ci vuole sempre d'aiuto, è pazzesco. Viremo sul bene che sto caga è impegnato, mi disse come si libera, ci telefonai ieri, ora in questi giorni mi sta bene. Computer, che poi dico io, non c'è una persona spaccennata come mia che mi può dare una mano per dire sono l'unico. Può capitare qualcuno che ha gli stessi tipi di conoscenza, cioè che gli stessi tipi di conoscenza di chi sto cane che mi ha visto aiutare, che per dire che è spaccennato e che me lo può fare più in modo più libero, più disimpegnato, io non lo so. Questo qua che sta facendo, che lavora e lo fa, quindi è subordinato agli orari del lavoro, è l'unico spaccennato ogni modo sono io. Meno male che non mi ha detto spaccennato, che c'è tu ogni tanto mi la naritto, poi che non bastava un amico spaccennato tipo come mia che sapeva, per dire, di più di queste cose tecniche, che le sapeva risolvere, e compensavamo qualcuno che ci trovava per dire qualche cosa capace tipo di utilità dall'aiutare a me, che lo potrebbe trovare, no? Uno che magari sapeva utilizzare il computer, però capace che non è attore, o per dire che non si sente bravo a fare i filmini, ci pare che sono più bravo di a fare i filmini, per dire, o a fare i fotografie, e che
cioè ciò con utilità aiutare mamma, no? Può capitare una persona così, com'è possibile che non si trovi? Io non lo so, è pazzesco. Una cosa così, rapporto di amicizia, così uno già può andare. Io non l'ho capito se è proprio una mia incapacità oppure se perché è stressante, non lo so, però comunque uno, se c'è un'altra persona che ti aiuta in alcune cose tecniche oppure se funziona bene l'attrezzatura, che ogni modo chi sono i smuovi i nervi, uno sacca testa e cezze, li deve adattare continuamente, va bene tipo la telecamera, ma non va bene manca telecamera, perché poi tipo è per la risoluzione. La risoluzione che cos'è? Il programmino della cosa è regolabile. Quindi uno alla prima volta, invece di far spendere continuamente soldi, danno un attrezzo buono e uno lo compra una volta per tutte e poi tutti i cosi si regola, per dire, la risoluzione, le cose, tutte, io non lo so veramente. Che poi le mie difficoltà sono un po' sempre subordinate al discorso che c'avevi picca soldi, perché poi vuoi anche di uno stipendio, c'avevi più soldi mio, poi se ne frega di tutti questi argomenti, penso che mi stressano a me, perché io, il mio discorso poi è un discorso anche economico, fiscalitario, di chi ogni cosa, un tecnico a pagamento, i telecamere costano, cose, poi non lo so. Queste cose stai facendo più passatempo, non stai hanno modo di uscarci e sono tipo schiavo di questo tipo di situazioni, che se avessi un altro da fare farei altro, per dire, però nel tempo libero trovo sfogo, diciamo, solo con queste cose praticamente. L'unico modo che ho trovato per non impazzire dallo spaccendamento che ho è stato investire in queste cose, di dire, ho speso soldi perché tipo a dire poi in doppi psicologi cose che affineva spinneva soldi che gli si voleva pagamento medicinali capace e io invece di si vede ho accatto questa attrezzatura e mi sto passando il tempo così. Io oggi lo sito in una lettera, fare i video e cioè lo preferisco a fare tipo giocare a carte, perché giocando a carte perdo sempre, faccio un video anche se me lo vedessi io solo, almeno ho un bel vedere, mi viene un bel video e mi vedo un bel video. Invece mi faccio una partita ai gatti, capaci di i soldi che mi accattai la telecamera, i pideva tutti i pari liberi liberi senza convivere niente, picchi a stare fermo e da che gatti davanti, non lo so. Qualche volta ci ho provato a fare qualche partita a carte, i primi soldi che avessi, mi fu mai. Perché poi peggio sempre. Non ho mai. Non ricordo di avere mai fatto una partita di qualche gioco, di questi qua, si gioca chi soldi, che cose, e i vinciuto, mi è divertuto. Ma stato sempre una cosa triste. Pideva sempre. E mi sembra. C'è tu di Menaletto, dice per gli occhiali forse, che vedono il riflesso degli occhiali. Sì, vabbè. Una volta in ufficio una via, diceva la fotografia, si virava il riflesso dei gatti. Vabbè. Si virava un numero dei gatti, cioè, e prendeva picchissimo che si faceva un conto italiano mentre il riflesso dell'occhiale. Per cui. Ma. E questo va, diciamo interrompiamo perché sennò viene troppo lungo il file.